Sottoscritto quest'oggi a Palazzo del Governo un protocollo operativo di legalità in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro in provincia di Taranto, un'iniziativa a conclusione di una complessa attività coordinata dalla Prefettura Ionica. Il documento, oltre a prevedere un monitoraggio degli infortuni sul lavoro, concentra la prevenzione sui comparti economici sensibili come l'edilizia e l'agricoltura. Si tratta di un risultato a nostro avviso importante perché in un momento come questo la sicurezza sul lavoro è percepita dalla comunità tra le priorità. Ed è vero perché noi abbiamo registrato dei dati con riferimento all'anno 2020-2021 di un'impennata purtroppo delle morti sul lavoro, tanto quasi da arrivare al 100%. Ovviamente questa ha più di una ragione, però anche la ripresa economica e anche chiaramente la positività dell'apertura dei cantieri non può prescindere da una assoluta osservanza delle norme in materia di sicurezza. Quindi abbiamo analizzato questa situazione e devo ringraziare tutti gli enti che oggi qui firmeranno perché è uno sforzo ulteriore che ci viene richiesto, ma ci viene richiesto alla comunità e noi dobbiamo cercare di dare una mano, nei limiti del possibile, a volte anche spingendoci qualche metro più in là. Per cui noi abbiamo realizzato questo protocollo che ha avuto chiaramente nulla osta alla stipula anche da parte del Ministro dell'Interno, che ringrazio anche per celerità nella risposta, e prevede di aggiungere alle attività ispettive già ordinarie che sono in capo agli enti che ne hanno appunto la competenza una serie ulteriore di verifiche che verranno programmate con cadenza settimanale da questo gruppo che verrà costituito in prefettura e che sono indirizzate soprattutto verso quei cantieri che per tante ragioni non possono, al momento attuale, considerate anche le carenze in organico, ricevere la dovuta attenzione. Quindi mi riferisco a quelli dell'agricoltura, a quelli del settore edilizio, soprattutto diciamo, quelli di carattere privato, ma anche ai cantieri stradali e anche un'attenzione la riserveremo a quei cantieri che magari sfuggono anche alla notifica obbligatoria, quindi, ma non per questo purtroppo sono meno pericolosi. C'è stata una forte collaborazione di tutti, ma anche delle associazioni datoriali, specificamente quelle del settore edilizio dell'agricoltura, nonché dei sindacati che ovviamente con noi oggi firmeranno questo protocollo. Quindi siamo tutti allineati e un ulteriore esempio, per quanto qui voglio dire, c'è una costante sotto questo aspetto, di sinergia tra articolazione dello Stato, degli enti locali e soprattutto vi è questo forte anelito di venire incontro alle esigenze della comunità che è da tutti avvertito e che giustifica lo sforzo ulteriore che chiediamo.